Ma buttalo vicino. No, Cristian, al contrario. Ma come al contrario? Cristiano l'ha preso col calamaro. Vedi che sta quasi qua, eh? Manuele sta quasi qua. Fermati, fermati, larga la frizione. Eccolo. Larga la frizione e fritta. Non lo so. Vabbè. Ce l'abbiamo, ragazzi. Manuele col guadino. Eccolo qua. Vai, grande Cri. È piccolo, però... Che ci dici? È piccolo, però almeno... Ci hai regalato un'emozione. È piccolino proprio. Più grande è il pesciolino che... leggi che il calamaro. Questo è quasi da rilascio. Possiamo pure rilasciare, va? Sì, nella padella. È vero, lo devo rilasciare, per caso. No. Di calamare che non lo vedo. Comunque la vita calamare, bre. No. Ma no, è stato un pesce vicino alla canna a fondo tua. Ragazzi, mo che fa giorno, ve lo facciamo vedere. Se l'è mangiato. Ragazzi, ecco Emanuele alle prese con un altro calamaro. Ci voglio sempre io, ci voglio. E ti giuro con la canna incasciato. Se brilla. No, secondo me sarà come qui. Vuoi dire che sta arrivando, Cri? No, non appiccia la luce, sennò se ne fuori. Allora. Allungalo poco, cuop. Allungalo poco, cuop. Dritto a destinazione. Visto che bolli la voce. Ma sempre da già. Aspetta, vogliamo che l'altro. Questo c'è un bel calamaro. Ora c'è il tuo blu. Ah sì, è il blu. Il blu è amo per tutte e due. E non mi sputa. Vai, butta da tu. Il cambio di artificiale è stata una scelta vincente. Anche se la misura lascia un po' a desiderare. No, questo è meglio. No, è più brutto cielo, però siamo piccolini. Tutto fuori, giro. Prima che ci sono antico, hanno loro. Eccolo qua. Cristian, che ne pensi delle reti a 2 metri dalla riva? Io penso che le prenderei e le darei fuoco. Bravo Cristian. Eccoci qua, alle prese con le reti a 30 metri. Che bello. Mannaggia. Ragazzi, purtroppo ci sono le reti dall'altro lato e non possiamo pescare, ci siamo spostati qui. Ecco Cristian. Carico di roba, vi lascio che gli do una mano. Guaggiù, wow! Guaggiù! Ma sta dando un gol! Guai Emanuele! Sta prendendo il co! Ragazzi, Cristian è il treppiedi. Lo so che sto facendo. Ma no, l'hai messo storto. Un cazzo. No, sta storto, Cristiano, non va buono così, romano. No, Cristiano, al contrario. Ma come al contrario? Ma così non mantiene, va la gamba singola davanti. Sì, ecco come l'ho messo prima, ma non c'è la miseria.
Grande Cristian. Idra un po' come ma ma non mantiene così. Idra un po'. Stai facendo? Non trovando per tu. Sì, il perfetto equilibrio. Eccolo qua. Tu puoi già voluto. Tutorial come mettere un treppiedi. Ragazzi, stamattina anche i delfini vi faccio vedere. Quanti ne so uno? Lo scomparso. Hanno finito i delfini, voglio. Ma tu hai visto là fuori quando ne so? Ma guarda quanti ce ne sono. Ma vira in fondo là quando ce ne. Guarda! Oh. Ma bellissimi, ma tu se vedi lontano stanno fino là fuori, è un branco gigante. Ma guarda là fuori. Sì, ma ne sono proprio tantissimi. Come sono a 30? No, ciò so. No, sono qua ragazzi, incredibile. Stanno saltando qua davanti i delfini, ma stanno facendo dei salti e escono interamente fuori dall'acqua. Stiamo provando a prendere. Speriamo non mangino sulla sarta. Cristian. Buon appetito. Purtroppo ci stanno le reti a pochi metri. Speriamo che non ci vanno. Non ci incappano dentro. Però sono abbastanza distanti. Wow! Vai. Ragazzi, allora, ora proviamo con una seppia intera. Anche se stamattina è moscia la giornata. Vabbè, ma ho una mangiatina sulla seppia prima. Una mangiata sul trancio di seppia, diciamo, sulla striscia di seppia, ma poca. Niente di grande. Adesso proviamo con la seppia intera, la speranza di qualche dentice, qualche orata grossa, ma la misura è un po' esagerata della seppia. Però la proviamo. Cazzo, c'è spinto. Mettiamo uno dietro e uno in testa. Questo è il sifone. La misura è un po' piccola, ma purtroppo nella cassetta gli ami grandi abbiamo spezzato e ci sono finiti. Purtroppo c'erano le reti e siamo stati sfortunati. Adesso mettiamo un po' di filo elastico in modo da bloccare questa parte e la seppia si presenterà così in acqua. Sì. Ragazzi, ci vogliono almeno tre persone per innescare la seppia, almeno no, sennò non riuscirete mai ad innescare, mi raccomando. Va bene, Emanuela, va bene. Sei stato bravissimo. Un bel cappio per chiudere. Un tessatino qua. Un paio di bocche di lupo e chiudiamo. Ecco qua. E ci proviamo, ragazzi. Perché all'anno piace? Ce ne bracco.
ragazzi, ce l'abbiamo finalmente! Partita la canna! Eccola! È una morena puzzolente! Gigante punta! Mamma, quella è brutta! E mo chi dà il slamo? Dai al! Partenza che ha fatto, si sta buttando subito nelle pive. Pare pesce. No, voglio, mi tengo paura. No, voglio. Cristiano, no, voglio aspettare. No, io provo, non mi prendo, aspetta. Via, questo è un buco, come no. Ragazzi, io mi sono allontanato. Cristiano, vero e proprio. Cristiano. Ho zoomato. Ma hai tornato da mare? Ah, wow. No! Che fatto sta saltando via tu? Se io me ne scappo, aspetta! No, io non ci vengo. No, si vede benissimo da qua. Yeah, vieni. No, non si vede bene. Ti Emanuele, ti? Ma se la mamma capi. Emanuele? Ma che si scende? No, ti Emanuele. Sta ti Emanuele. No, la facciamo vedere da vicino. Voi scendi, chi dà? No, io non vengo. È stato bellissimo la partenza della pure. Mai preso, ragazzi. Pure sarà un paio di... Questo non so da voi, è stato... Cristiano, vieni qua. Sì, si vede, però. Vieni qua, Cristiano. Fai vedere dove sei stato. Ragazzi, io sto bello distante perché ho paura. Sì, che lo stesso libero e come fui con passi presi. Lui come fui. Sì, si sta tagliando. Ah, sarà mo. Aspira, però non amo una po'. Che chiaro? Non vado. Oh, ma quella se ne va. Quella se ne va. Vedo là come se ne va. Ragazzi, guardate come se ne va la morena da solo. Incredibile. Mai presa, bellissimo. Non la facciamo più soffrire. Non la tocco perché ho paura. Mamma mia. Adesso ci fa una fotografia. Che colori però, stupendo. Manuel, fagli la foto che la liberiamo. Oh, oh. Sei motrono morso. Cristian si è rifugiato sulle pietre. Faccio delle caprette di stamattina. Ma l'ha liberata adesso. Come si libera? Per forza così. Madonna. Vai! No. Come no? Cristiano, che ne mamma pensi? Mamma mia, mai più vai giù di questa pure. Queste sarde non ci convincono tanto.
ragazzi, stiamo andando via. Vi faccio vedere due calamari di oggi. Sono piccolini, ma sono sempre buoni. Almeno ci hanno fatto divertire un po'. Purtroppo la taglia è piccola, ma penso anche perché c'erano le reti qua davanti stamattina al buio. Abbiamo preso una murena, come avete visto dal video. È stato molto divertente perché dava dei bei morsi. Mi raccomando, iscrivetevi e se avete bisogno di consigli per la pesca, anche se non siamo maestri, non siamo chissà quanto studiati nella pesca, però qualcosina la sappiamo. Se potete darci consigli, avete consigli o volete vedere qualche nuova tecnica sul canale, fatecelo sapere. Mi raccomando, iscrivetevi perché la maggior parte di voi che vede i video non è iscritta e supportate il canale. E anche oggi si azzeppa domani. Ragazzi, allora siamo qui contro noi contro la pecora. Si sta grattando. Si auccolo. Non riesco no, a si arrabbia. Si arrabbia. Buttalo vicino. Via! Abbiamo coraggio. Può giocare, coglio. chi stai più cattivo? Sta dritto che sei più cattivo. Ciao, prego. Io la farei. Oh. È già venuto in munizioni. Ho finito le munizioni. Ma ammassando. Fanno lì a fare una volta il proprio. Assieme il pecco. Sembra dei pterosi. Ah?